Buonasera a tutti, benvenuti da Quelli del Games. Oggi a Taranto LDS vince di nuovo il nostro coglione Marra. Grazie a me, grazie. E niente, Marra, cosa hai portato? Che sorpresa. Ma di nuovo Brandish. Perché sì, ho vinto l'altra volta, giochiamo di nuovo Brandish. L'ho modificato un attimo dall'ultima volta perché volevo provare qualcosa di diverso, non mi costava nulla. Però se dovessi scegliere preferire la versione dell'altra volta, era più stabile probabilmente. Vabbè, partiamo dalla lista che cambia molto. Allora, Mono Diablos 1, 2, 3, Ray Standard, Entrap 3, Ashe 2, Ogre. E poi adesso la nuova tech, carta che ho voluto provare oggi, ovvero il reparto Non Gamma. è una tech, si gioca già. Perché hai deciso di giocare Gamma diversamente Ho l'altra voluto volta? provare, mi è sempre piaciuta come carta. Poteva Forte essere contro forte, fortissima contro Cookie, siccome l'Impermanence purtroppo non me lo potete giocare a questo torneo, mi sono arrangiato un attimo con Gamma. È stata molto forte anche contro Spiral che ho beccato stavolta. Davvero, davvero forte. A volte sì, me la sono pianta in mano il Gamma, ho bannato il pilota, però ti organizzi di conseguenza. Poi vabbè, Staple 3 Engage, 3 Ancore, 3 Kaga Token. Draw. Poi 2 Multiroll, 2 Area Zero, standard, classico, un Afterburn e un Jamming Wave. Monopod, Mono Upstart, classico. Poi Monorota, Mono Terraforming, 2 Tifoni come l'altra volta, 2 sempre Burial, Mono Metalfo, e Foolish e 2 Minecrash come uniche trappole, quindi il mazzo resta tutto sommato simile a quello dell'altra volta, con l'unica eccezione dei Gamma. Al posto di Al posto dei Called by the Grave e dei 2 Impermanence. Poi passiamo a Extra Side. Vabbè, quello che vuoi. Extra abbiamo Mono Omega, appunto perché se gioco Gamma, un sincro da fare, lo volevo fare. Ho deciso fra lui o Drago Frammento. Poi alla fine ho pensato meglio lui, perché da Perché primo può essere non hai forte contro optato per. Ok, un Perché non hai cane mangia. optato per giocare solo Link e non. Perché Omega risulta sempre forte. Poi siccome gioco Pod, spesso può capitare. Oddio, è raro, però può capitare che con Omega io possa rimettere nel cimitero una magia, che ne so, Afterbar, che gioco Monopper. Per poterla rigiocare. E poi Omega è oggettivamente forte. Va Meno uno di bene. Diablos, meno uno di Omega è fortissimo. Sincrotte per farti vedere. Poi vabbè, 1, 2, 3 Kagari. 1, 2, 3 Shizuku e 2 Hayate. Hayate mi ha fatto vincere la finale contro il mio compagno di team Kiko Vacca che sta registrando. Grazie Kiko. Anzi, grazie Hayate. Poi Mono Fenice, Mono Cerbero come Link 2. Standard. Poi Mono Unicorno, Mono lui che non so come si chiama, ma il più bello di tutti. E poi Nova Tech. Anziché Borrowsword, mai fatto l'ultima volta. Ninjitsu. Nei testing era spesso risolutivo, però mai fatto neanche lui. E Topologico, una volta fatto, è vinto. Per quanto riguarda la side, simile sempre a quella dell'altra volta. Mono di lui, 3 e 3 contro Buki, perché non voglio che perdo contro Buki. Mono e Mono, Mirror Match contro altri mazzi fighi. Poi, due Storm Duster e due Evelynn, simile all'ultima volta. E la nuova patch al posto dei Twin Twister sono state loro. Mai messe, però tendenzialmente sono fortissime, quindi niente. Detto questo, fine. Perché le messe quelle? Perché sono fortissime da primo contro i mazzi che spammano, tipo Goofy. Spyro. Spyro, Goofy, questi qua. E basta, solo per quello. Va bene. Caro saluto. Un saluto a tutti quanti, al WoW Team. Au! E niente, alla prossima.